Buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già. Benvenuti, benvenuti. Buonasera Luca, ho bevuto il caffè anch'io. Buonasera Tommy, benvenuti a quelli che ci sono già. Allora, in sottofondo abbiamo il menu del gioco. È il rumore che c'è nel menu iniziale. Allora, partiamo con una cosa, dicendo una cosa. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che oggi hanno, diciamo, sostenuto il post della run di Pokémon. Ciao Orbi, ciao, benvenuto. Allora, è un progetto, diciamo, importante, che non riguarda solamente il recupero di una serie di giochi che io non conosco, non ho avuto la possibilità di giocare al tempo. E è qualcosa che io spero sia un progetto molto ambizioso, diciamo, di questo canale, ed è anche per quello che per la prima volta, da quando faccio live, vi ho chiesto se potete condividete, mettete il like, eccetera, eccetera. E quindi grazie a chi l'ha fatto, grazie mille. Anche in questi giorni, se lo farete, a me non dispiace. E se spargete la voce non mi dispiace questa cosa, anche perché come diciamo qualsiasi nuova serie che io ho portato sul canale, ho sempre sperato che ad una nuova serie corrispondesse non so come dire, una rinfrescata del canale. Ma non nel senso togliamo qualcosa per mettere qualcos'altro, semplicemente una ventata di aria fresca. E il brand Pokémon, secondo me, può essere perfetto per fare una cosa di questo tipo. Quindi, grazie mille a tutti quelli che sosterranno. Abbiamo un sacco di cose da farvi vedere perché, ovviamente, abbiamo cambiato l'overlay della live, l'abbiamo fatto, in gran parte l'ha fatto Marta, la combinazione del mio cervello e delle capacità di Marta, ma vedrete la prossima settimana, quindi io non vi dico nient'altro. La cosa che ci tenevo a farvi vedere anche in live è la fan art che inaugura questa blind run e che molto probabilmente vedrete nei thumbnail dei video su YouTube quando li ricaricherò. E bravi a chi ha indovinato che si trattava di Marta. Sappiate che neanche Lisa ha idea di quello che ho fatto io alla ROM. Sì, ci tenevo a dire di nuovo questa cosa perché magari io lo so che sono prolissa, ci sono persone che non leggono tutto del post. Carlo e Orbi sono le uniche due persone che sanno effettivamente che cosa è stato fatto alla ROM. Io non so nulla, letteralmente. Sono blind, ancora più blind perché il gioco non sarà quello originale e quindi di conseguenza, ma ve lo chiederò anche durante la serata in questione. Sono accompagnata da due persone che ne sanno a tronchi di queste cose, che sanno loro qual è il lavoro che è stato fatto sulla ROM, quindi a meno che non ci sia una richiesta esplicita di diciamo commenti, informazioni, tutti voi che avete giocato questi giochi godetevi la live senza spoilerare niente. E per il resto io spero che sarà una cosa non solo, come dire, divertente da seguire, come ho scritto nel post, quello che mi piacerebbe che fosse, diciamo così, un'esperienza, didattica, perché essendo accompagnata da due persone che, conoscono in particolare Orbi molto bene il mondo del competitivo Pokémon e in generale il mondo Pokémon con tutti,
diciamo, le meccaniche legate anche alle meccaniche interne un po' più nascoste ai giochi. Io penso di essere in ottime mani e penso che verranno fuori delle cose molto molto belle, delle live molto molto belle. A voi chiedo supporto, chi vorrà guardare, di seguire, di divertirvi, nient'altro, nient'altro. Ma stasera non siamo qua per parlare di Pokémon, ovviamente. Siamo qua per provare il nuovo titolo di Annapurna Interactive. E che per quanto mi riguarda è una sorta di garanzia e per quanto riguarda i giochi. È un gioco dello stesso ideatore, designer di Limbo, se conoscete, e Inside. Limbo io l'ho giocato, Inside è molto simile a Limbo. Non l'ho giocato io purtroppo, non ancora, anche se ce l'ho. E sono molto molto curiosa di vedere che cosa si è inventato per questo esatto, con Stray Annapurna è entrata nel mio cuore. Chiaramente si tratta di un titolo che è molto diverso da Stray, però il fatto che ci sia dietro la mente di un game designer come Jep Karslen, che è, spero di averlo pronunciato bene, che è per l'appunto l'ideatore di Limbo, che è un gioco indie molto molto famoso, e mi dà da pensare che possa essere qualcosa di molto interessante e una piccola perla, pur nella sua semplicità. Io di questo gioco ho visto solamente i trailer di lancio, ho seguito le notizie che parlavano del titolo quando era stato appena annunciato, quindi del resto non ho visto niente come voi. E non so, non era mia intenzione, penso, a meno che non sia proprio breve, breve, breve come gioco, mi dicono che è breve, molto, a meno che non sia breve, breve, io non pensavo di portarlo interamente sul canale, però mi faceva piacere provarlo con voi, perché essendo io molto affezionata a Limbo in particolare, mi fa piacere provare un titolo dello stesso game designer. E quindi, bando alle ciance, io vi faccio sparire. Ho detto stasera faccio una intro breve, la intro breve, ciaone. Faccio sparire questo e andiamo su Cocoon. Adesso per un attimo non vedrete niente perché il gioco purtroppo, come tutti i giochi o indie o un po' così particolari, con la capture card fa cose. Fa cose. Adesso dovreste vederlo. Il problema è che se la prossima settimana cominciamo con Pokémon, che avrà la cadenza settimanale, una live a settimana, non voglio inserire troppa roba nel palinsesto. Già faccio fatica, farò fatica probabilmente a seguire tre giochi contemporaneamente, visto che adesso faccio meno live di quanto ne facessi all'inizio, quindi. E fatemi sistemare un attimo, probabilmente sparirà di nuovo, ripeto. Ok, io mangio e torno. Buon appetito, Orbi. No, invece stranamente non è sparito. A caso. Ok. Menu molto molto basic. Adesso io non mi ricordo esattamente come fosse e se ci fosse addirittura, ma mi sembra di no. Il menu di Limbo non esisteva letteralmente, mi sembra solamente per i caricamenti e basta. Io l'ho giocato su Xbox, quindi non ho ricordi molto molto vividi. Ecco, se non mi vedi in chat, tranquilla, non sto dormendo, sto solo mangiando. E vabbè, ma ragazzi, non potevate mangiare prima di venire. Va bene, buon appetito intanto. Andiamo. Oh, ciao Peccio, ciao.
Allora, ditemi se l'audio è troppo alto, mi raccomando, se c'è qualcosa che dobbiamo modificare. Allora, io effettivamente lo sento un po' alto, eh. Magari lo abbassiamo un pelino. Poi ditemi voi se la deve aggiustare. E molto contenta intanto che finalmente il game designer di Limbo abbia fatto un gioco un pochino più colorato, perché anche Inside, chi lo conosce, non è dai toni molto allegri, non è dai toni molto allegri. Qui abbiamo un insettino, insettino, e una visuale che è molto diversa rispetto a quella di Limbo e di Inside, che era, come si dice, laterale, laterale su, se non sbaglio, a scorrimento e basta. Allora, possiamo andare nell'acqua, fantastico. E in realtà non mi aspettavo niente di diverso se non noi che vaghiamo e basta. E niente a schermo perché conoscendo un po'. Buonasera, si prova Cucun. Ho visto qualche livello da Sam e devo dire che è intrigante. Ciao, ciao. Sì, stasera proviamo Cocoon. Proviamo Cocoon che, come dicevo prima, mi interessava molto, soprattutto perché io sono molto legata a un altro titolo del game designer che è dietro Cocoon, ovvero Limbo, che mi è piaciuto molto molto molto. E quindi non appena ho saputo che era dietro al lavoro di questo gioco, ho detto vai, lo proviamo subito. Ah, fantastica questa cosa. Quindi se passiamo da una parte non possiamo ritornarci. Non mi sono effettivamente chiesta se ci fossero delle impostazioni relative ai comandi. A quanto pare sì. Molto molto basic, come mi aspettavo. Ah, azione, muoviti, pausa. Fine. Però ci sono delle opzioni. Ah, per l'accessibilità, figa questa cosa. Cioè, sostanzialmente noi possiamo usare tre tasti e basta. Adesso. Buono. Mi dicono comunque che ci sono degli enigmi e io mi immagino che sia qualcosa sullo stile di Limbo. Allora, non credo che possiamo fare altro, quindi andiamo giù. Non so nemmeno se ci sono tipo oggetti da raccattare. Tra l'altro è molto bello l'insettino, che io chiamo insettino, ma sarebbe stato molto bello se ci fosse stata mia sorella qui, perché lei si è laureata con una tesi che parlava di insetti e quindi è molto specializzata nell'entomologia. Sicuramente lei avrebbe potuto fare delle discussioni molto intelligenti sull'aspetto del nostro piccolo amico. Io ovviamente vi commenterò qualcosa se capita, ma non è che possa dire chissà cosa. Allora, qua possiamo fare qualcosa. Molto bello il feedback del personaggio quando va sui tasti per fare qualche azione. Vabbè, cancelli, aprire. Io immagino che per il momento faremo cose di questo tipo. Ok, primo puzzle. Immagino. Da spostare questo, ma i primi saranno molto facili, immagino. Da spostare. E che succede se lo lascio? Ok, rimane lì. Scusate, fatemi vedere. Tra l'altro è stato molto elogiato questo gioco sia dalla critica sia da persone che conosco che hanno a che fare con la critica videoludica italiana e sono molto curiosa. Ah! Sembra una creatura, proprio. Allora, fatta così sembra un po' una larva di formica leone, questa cosa qui, che è una cosa orripilante, in realtà.
Adesso magari faccio lo screen e poi chiedo a mia sorella se anche lei la paragonerebbe a una cosa simile, così poi vi riporto. Ma no, che dici, Lisa? Io non so se poi dico. Ok. Peccato, mi ero aspettata che si volasse, si potesse volare o fare qualcosa. Non so se più avanti, magari. La musica è molto bella, io ripeto, continuerò a fare riferimenti a Limbo, che aveva un'atmosfera molto disquieting, però è troppo carino con è molto molto bello. Tra l'altro stavo pensando a che insetto. Allora, volendo proprio essere fiscali, come si dice, nazi, ok? Come quelli grammar nazi, eccetera, eccetera. Cioè, questo personaggio non potrebbe essere un insetto perché non ha la caratteristica principale degli insetti, ovvero le sei zampe. Però potrebbe effettivamente assomigliare a qualcuno, qualcheduno. Magari in questo momento non mi vengono idee così. Ma se durante la live magari mi vengono e allora aspetta, però se noi facciamo così questa cosa non va bene, quindi io devo, ok, io mi sposto qua e poi vado. Hopla. Sì, allora diciamo che le ali sotto, quelle lì bianche che ha, potrebbero essere. Ciao ratto, ciao. E tra l'altro, Ratto è l'autore della fanart che vi ho fatto vedere prima, che ho postato oggi su Instagram, quindi. Allora, ha effettivamente un paio di ali, che sono quelle bianche sotto, e poi ha delle elitre verdi sopra, che sono l'astuccio delle ali, però cioè, è che manca di una cosa fondamentale, ovvero le sei zampe. Ok, e vi posso dire questa cosa, piccolo spoiler, tanto poi le vedrete, non è l'unica quella fan art, quindi state tonnati, come dico io, stay tuned perché non è l'unica. Non mi sorprenderebbe comunque se ci fossero dei collezionabili. Lo stesso, perché in Limbo c'erano, mi sembra, ma molto easy, cose molto. Eh no, bisognerà aspettare. Oh là là. Quindi di qua non si torna indietro. Va bene. Oh, è la Madonna. Io ripeto, ho visto solamente i trailer di questo gioco, non ho visto nient'altro, quindi questa cosa è un po' un mistero anche per me, cioè che cosa siano questi oggetti, questi manufatti, questi. Penso che siano questi quelli che danno il nome al gioco, i Cocoon. Ok. Preso questo, ma dove andiamo? Che tra l'altro non è irrealistica questa cosa, nel senso l'insetto che possa portare un bozzolo di uova sopra la schiena, perché di fatto ci sono alcuni che lo fanno.
sono alcuni che lo fanno, quindi non è tanto, non è decisamente sbagliata questa cosa. Scusate che vado in giro che voglio vedere cosa c'è. Se c'è qualcosa, ma direi che. Ok, questi bozzoli penso che aiutino ad aprire la via in qualche maniera. Non so in realtà se me lo devo portare dietro, però. Bello che si muova così veloce perché conosco giochi nei quali il personaggio si muove a una velocità estenuante perché vanno troppo lenti. No, forse ce lo dobbiamo portare e mettere qui. In effetti. Più che un bozzolo, da come ha saltato, sembra più che stia trasportando. Sì, allora, penso che il concetto di fondo sia il fatto che tu viaggi tra dei mondi, però io non so nulla. E io penso che abbiano utilizzato il concetto di viaggio tra i mondi unito a quello dei bozzoli, perché l'insetto può portare anche volendo. Le uova sulla schiena e quindi adesso però vediamo cosa succede se io faccio questo. Cosa succede se io vado? Ah, perfetto, che torno qua, mi riprendo la pallina e fine. Sì, probabilmente questo qui, questa sfera rappresenta il mondo da cui siamo arrivati. Che siamo arrivati. E aprirà sta porta, immagino. Molto molto bellino. Molto bello. Io me lo riprendo però perché servirà sicuramente. Allora, penso che siano tutti puzzle di questo tipo. Cioè basati sul fatto che noi utilizziamo proprio queste sfere che rappresentano i mondi. Però se non la. Vediamo cosa fa se io la porto. Allora, qua sicuramente se non la lasciamo. Ma cosa succede? Nulla. Allora, qua bisogna usarne solo una per fare tutto il puzzle. Se la mettiamo qui, si fa il giro. Ah, ok. Allora, vieni qua, pallina. Pallina. Meno male che va così veloce. Sicuramente scazziamo l'ultima, state a vedere. Appunto. 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 Vieni qua, palletta. Fatto ciò, però come ci possiamo arrivare noi lassù? Ammetto che ci ho capito poco perché ho visto i livelli più avanti senza contesto, ma molto belli tutti gli enigmi. Sì, allora, conosco più o meno gli enigmi di Limbo, eccetera, eccetera, che erano simili, quindi penso che saranno simili anche queste, abbastanza. Il problema è che se noi abbiamo fatto questa cosa, la pallina poi è dall'altra parte e non ci aiuta.
Come ci arriviamo noi di là se la porta è chiusa? Ah, che stupido di qua. Cominciamo bene. Allora, questa la prendiamo. Poi io ho un debole per i giochi con gli enigmi, con i puzzle. Non sono particolarmente brava, però mi piacciono molto. Questo che fa? E mi raccomando, ovviamente non mi dite niente. Ci passo così. Splat! E direi che il livello è finito. Che belli! Allora, tutte le cose che accadono a schermo al personaggio danno un feedback carinissimo. Allora, questo che fa? Qua arriva una piattaforma, questo è aperto, questo probabilmente, esatto, serve a fare qualcos'altro. Ah, merda. Ups. Allora, credo che qua bisogna arrivarci con la sfera. Non so se è obbligatorio. Penso che qua ci sia un ordine. Ciao Gianfranco, è Cocoon. Cocoon è un gioco di Annapurna Interactive, praticamente il game, è dello stesso game designer di Limbo e Inside, non so se li conosci. Limbo è molto bello, tra l'altro. Allora, vediamo cosa fa questo. Questo rimane qua. Allora, i simboli secondo me. Ciao Shiver! Passo per un saluto rapido, ma non resto perché sono un po' stanco. Spero non sia stata una giornata di quelle campali, come si suol dire. Allora, secondo me i simboli che sono in terra ci dovrebbero aiutare. Uno. Due, no, aspetta, però uno è anche qua, quindi non lo so. Non so se questa è un'indicazione. Prima non ci ho fatto caso effettivamente a quello che abbiamo fatto quando li abbiamo aperti. Non so se semplicemente li dobbiamo toccare in ordine. Direi proprio di no. Direi di no. O non so se servisse la sfera a questo punto. Però la sfera è là. E poi no, secondo me non potevamo toglierla perché andava via la passerella. Boh. I lati di sti cosi sono da contare. 4, 3, 5. Boh, proviamo. Proviamo anche se non ce n'è questo, questo, questo. Pensato male. Ho pensato che magari il fatto che questi fossero due, poi questo avesse tre lati, questo 4, 5, 6 indicasse l'ordine, ma probabilmente non è quello. Probabilmente non è quello.
questo. Proviamo questo. Allora, la stessa ordine che avevo fatto prima, quindi no. Ma sulla torre in basso a sinistra non ci sono dei simboli. Questi qua, dici? Si vede solo questo. Si vede solo questo che corrisponde a questo. Però bisognerà metterne degli altri, non solo quello. Non so se... Allora, te li fa vedere. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. Allora, questo è il primo. Quello con 4. Poi quello. Quello. E basta, no? Già mi sono scordata. Io poi ho una memoria... Quindi, questo qui. Questo. Sicuramente mi scordo. Sicuramente mi scordo. Allora, quello. Quello. Uno, due, tre, quattro e cinque. Vediamo, aspetta che resettiamo. Quindi, uno, due, questo, ma non sono giusti. Che ho sbagliato? Io mi aiutavo mettendo i numeri a mente sui simboli, ma non puoi mollare la sfera nella posizione che ti serve vedere. Ma posso anche far così in realtà, eh? Non so se rimangono... Il mio problema è... Rimangono lì i simboli? Quello è il fatto. Questo è il primo, sicuramente. Questo. Poi c'era l'altro. Non so perché non vada bene. Mi sembra di averli beccati l'ordine. Ah! No, non è vero. Li ho fatti nell'ordine giusto. Allora che problemi... Che problemi ho? Questo, questo, questo. Sembra di averli messi nell'ordine giusto. Un'altra sfera? No, stavolta non è una sfera. Cos'è? È un robottino tipo un drone. Vieni, drone. Ma mi aprirà le porte? Sì, che bello. A parte i suoni sono bellissimi. Vieni, vieni. Vieni con me. Vieni con me, drone. Allora. Boh, io do per scontato che la passerella ci serva dopo per andare via. Spero. Oh wow, cos'è? Quindi abbiamo recuperato il drone che ci fa probabilmente. Ci spiana la strada, ho capito. Spero di aver fatto bene, spero. Quindi aspetta, oh, fermo. Vabbè che va bene, dovevamo andare di là. Perfetto, perfetto. Adesso il drone... Io mi ero già dimenticata, tipo, di sta porta. Andiamo bene. Andiamo proprio bene. Vuoi risvegliare questo?
Ah, sì, perché ci si mette sopra e non risveglia. Che bello! E via, che apre la porta. E mo'? L'entità che abbiamo visto prima è abbastanza spaventosa comunque. L'entità sarà una creatura simile insettoide, però molto molto carino, molto carino. Molto carino. Cioè, allora, mi si stanno bruciando un po' le retine, devo dire la verità. Spero che non vada via niente passando di qua. Oh no, mi ha beccato una zanzara. Allora, qua c'è una struttura. E qua c'è una pallina. Ah, questa era quella del trailer, penso. Oddio. Vabbè, penso che sia da mettere qui, eh. Scorre su dei binari anche. Molto bella questa cosa che abbiano messo abbiano messo una sorta di binari su cui può viaggiare questa creatura, altrimenti figurati le persone dove la mettevano. Wow, ma ci attacchiamo pure! Che figa sta cosa. Vabbè. Allora, qua c'è qualcosa. Vediamo un attimo cosa c'è qua. Bisogna andare poi c'è. Oddio mio. Bisogna andare poi con circospezione perché non si sa qual è il percorso che si bloccherà. Tipo sta scala, io sono preoccupata, non so se si blocca. Fermi tutti, siamo alla candidatura per il GOTY. Allora, è molto carino, però credo che sia fatica. C'è fatica. Hai sbloccato un antenato lunare. Che però ha la sfera. Sfera. Alla sfera e quindi. Cioè, non so neanche, per esempio, non mi date la risposta, ovviamente. Non so neanche se si combatte in questo gioco, anche se non penso che. Wow. Qua ci vorrebbe la sferina, quindi una volta che abbiamo ottenuto la sfera. Antenato Chan, sei tu? Antenato Kun. Oh! Cos'è questo? Una bomba? Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa mi fa pensare questa cosa? Questo mi fa pensare a un insetto, ma non mi ricordo quale. Un coleottero. Però in questo momento non mi viene in mente. Adesso magari lo guardo meglio. Sì, a quanto pare si combatte. In qualche maniera, ma si combatte. Ah, un'altra bomba, tipo. Ah, wow, li puoi perriare. Perri dei. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua. Aia, lasciami. Ma. Cioè, ti spara proprio fuori? Non muori? È come Prince of Persia. Ma
Quello là famoso in cui c'è Erika che ti... Non sto scherzando, c'è il personaggio che si chiama Erika. E ti riporta in vita. Oi. Ma non mi danneggio anch'io facendo così, cioè, mi viene il dubbio. Perry, insomma, qua c'è sì. Guarda Perry. Oh! Aspetta! Oh! Non tornare sotto. Ah, non l'ho beccato, mi sa. Oh, da che aveva un raggio della Madonna? Corri, insettino, corri! Quindi non è che hai una vita, praticamente ti butta fuori dal... Oh, in limbo morivi anche male. Justice prevail. No, no, mi sa di no. No, mi sa che non ha prevalso proprio niente. Wow, che bello! Ma che succede? Ah, li devo rompere. Ma che carina sta cosa! Però io dove la vado a pescare la bomba? Ah, ok, là. Sì. Facile a dirsi che farsi. Opla. Ma c'è un Pokémon? C'è un Pokémon che è fatto come questo? Orbi! Ma che non l'hai visto, cazzo! C'è un Pokémon che è fatto così? Però è una farfalla, mi sembra. Non mi ricordo se è un Pokémon coleottero, invece. O una farfalla. Che è giallo e rosso. Però sono uscita. Mo'. Ah, ok, ho sconfitto. Per il momento mi piace, mi garba Orbi. Carino. Un dono a guidarti. Oh, cos'è questa roba? Oh mio Dio. Mi fa... Dai, ma che bella sta cosa. Che là non si può andare, però qua... Io che non seguo i percorsi convenzionali perché... Aspetta però. Aspetta. Mostrami tutto quanto qua. Ah, ok, no, si va per forza di là. Potevi scegliere un'altra strada, ma andavi per forza là. Va bene. Questa cosa mi piace. Mi piace così non ho dubbi di dove sto andando. Bella sta cosa. Poi questo gioco sotto certi aspetti mi ricorda un po' anche... Non è uguale ovviamente, è la stessa cosa, però mi ricorda un sacco giorni. Bravissimo. Però. Sì. Ok. Devo girare qualcun altro anche, mi sa. Ci sono un po' di Pokémon farfalla. Ma ce n'è una che è rossa, gialla. Mannaggia me, che non mi ricordo le evoluzioni. Allora, qua no, quindi per esclusione. So che così, come facciamo?
Cioè, o torniamo indietro e c'è effettivamente il collegamento, però non credo perché qua non c'è, no. Allora devo fare un'altra maniera. Intendi che ha le ali colorate? No, no, non ha le ali colorate, ha proprio il corpo che è rosso e giallo e una parte che è viola o blu. Allora, mo, proviamo a far così. Così. Perché l'altra non si può girare? Mannaggia, a lei. Questa rimane così e poi, non andiamo da nessuna parte. Spirito scuro King Veil ha invaso. Ma come? Ma come? Sanno tutti che a me non piacciono le invasioni. Bisogna fare un'altra maniera. Non così. A me scoccia che quella sotto non si muova. Scorso che quella sotto non si muova. Però aspetta. Ah, ok. Mi sono ricordata dell'esistenza di questo. Però sarà questa la strada giusta. The way. Sarà questa. No. Però è giusto il ragionamento. Allora lo rispostiamo e lo rimettiamo a posto. Quindi questo poi lo dobbiamo girare così. Esatto. Ok, adesso ci sono anch'io, bello, mi piace. Ci sei anche tu perché hai finito di mangiare? Cosa hai mangiato di buono? E adesso, dobbiamo fare così. Penso di sì, perché altrimenti non riusciamo a raggiungere l'altra piattaforma, ok? Se uno di quei nomi ti ricorda quale. No, perché ci sono arrivato col ragionamento. Ah, ok. No, però adesso non possiamo più andare di là. Mannaggia a noi. Allora va bene il ragionamento, però. Allora, il ragionamento va bene. Così, magari. Però mo non abbiamo più la passerella, quindi bisogna che troviamo un'altra maniera. Bisogna che ci torniamo dalla passerella. Allora facciamo così. E poi la dovremmo girare in realtà. Così. Aspetta. Oh, buonasera intanto a tutti quelli che stanno arrivando. E però, come facciamo a girarci così? Cioè, questo è il problema, noi la dobbiamo mettere così. La dobbiamo mettere così.
E adesso non c'è il ponte di là, cioè, o meglio, c'è. Ah no, basta che lo spostiamo. Ok, a posto, a posto. Mi stavo incasinando per niente. L'insettino che in realtà dentro di sé sta smadonnando. Ah, qua ci fermiamo, invece qua è sempre più difficile. Ah, qua non c'è niente. Sono sempre lì, non importa dove vi nasconderete nel dungeon. La minaccia velata. Minaccia velata. Allora, questo si può spostare. Ok, vediamo cosa combina questo. Vediamo cosa combina. Adesso l'abbiamo spostato lì e vediamo cosa fa. Lo sposta solo questo. Esatto, lo sposta solo. Allora, secondo me però devo fare esattamente così. Quando sta passando mi devo spostare. Ciaone. Bisogna che siamo un po' più veloci però. Opla! E questo cosa fa? Niente. Oh, avevo appena finito di dire. È meno creepy di Limbo e Inside. Eccoci qua, di nuovo al buio. Allora, di qua no. Di qua no. Quindi dove arriviamo? Un po' scelta. Solo che qui ci servono due sfere e quindi dovremmo andare a recuperare lo sveglione che è scappato via prima. Io lo lascio qua questo, tanto non penso che mi servirà. Ah no, mi serve per muovermi. Allora niente, non lascio proprio niente. Bello che non è uno di quei giochi che ti fa abbandonare le cose a loro. Ti fa abbandonare le cose e poi, ah, l'hai lasciata. Grazie a voi. Perché io sarei esattamente così, cioè rimarrei bloccata perché mi hanno, come si dice? Mi hanno fatto lasciare l'oggetto, io l'ho posato e tanti saluti. Hopla. Ah, ecco. Dunque. Che strani che sono, ci sono alcuni oggetti che sembrano tipo insetti o molluschi, come in questo caso, questo sembra al piede come una lumaca. Allora, uno deve fare da peso sicuramente, quindi stai qui. Qui, fermo. No, 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 però, Dio mio. Allora, qui bisogna essere coordinati. Bisogna essere coordinati perché altrimenti questi se ne vanno. Ti ha detto di andartene. Chi cavolo ti ha detto di andartene? Che poi, cioè, che via seguiranno? Cioè, è quello che non ho capito io. Se lo lascio qui, questo dove va? Qua ci arriva, prima o poi spero. Speriamo. Mi auguro. Ok,
capito cosa devo fare qua. Allora, te ti metti qui e poi segui questa linea d'aria per Dio. Qua. Non prendere iniziative, non andare da altre parti. Siamo bravissimi. Sì, in un contesto più industrializzato perché sembra tipo. Cioè, sembra letteralmente un'industria. Oh, abbiamo trovato l'altra sfera. Ah, ok, a ogni sfera corrisponde un boss che effettivamente è quello che abbiamo sfidato prima. Questo è un altro. Ok. Carino, carino. Oddio mio. Sempre peggio. Sempre peggio. Questa è invisibile. Wow. Wow. E lo dobbiamo seguire nel suo mondo. Allora, comincia a delinearsi un pochino la faccenda. Comincia a delinearsi un attimo la faccenda. Allora, grazie. Questa la prendo io. Voi due stronzi, potevate star fermi. Adesso state fermi. Veramente. Veramente. Allora, però, se ne prendo uno, esatto, è l'altro. Allora, lo facciamo qua. Ci servono tutti e due. Ah, ok, perfetto. Mi ricordavo che partiva subito. Bene così. Press. Adesso li abbiamo tutti e due. Via così. Cioè, se non voglio immaginare i livelli in cui ce ne sono tipo 6, 7 da tirare. Combinazioni varie. Per le quali le lezioni di statistica delle superiori risulteranno molto funzionali. Ok. Oh. Ah, una delle due? La devo prendere, poi. Ah, giustamente ci devo mettere l'altra. Ok. Wow. Che bello. Ma poi fantastico che. Ad ogni sfera corrisponde, c'è cioè un bioma che è molto diverso. Oddio mio. Ci siamo degli insetti anomali perché. Ciao! Siamo degli insetti anomali perché ovviamente questa cosa. No, cioè, oddio, non è che non potremmo farla. Allora, le persone che tentano di ammazzare gli insetti mettendoli in acqua, come dire, sono un po'. Ma non stupide, ignorano una cosa fondamentale, ovvero che gli insetti non respirino come noi. Allora, ci sono degli insetti che sono in grado di trattenere il respiro per ore. Quindi se tu cacci un insetto nell'acqua, può anche non respirare se ha respirato prima e non morirà. Ok. Ma quindi tutte le cimici che ho buttato nel cesso? Allora, come dire, le cimici che hai buttato, le cimici che, visto che l'ha detto anche King, le cimici che si buttano nel cesso muoiono per un altro motivo. Perché probabilmente. Scarico. Per lo scarico. E poi, allora, io ti sto dicendo, prendere l'insetto e fare così, lo butti. Se tu lo rimescoli, eccetera, eccetera, è chiaro che anche Ah, lui magari ok. perde un attimo il controllo delle sue funzionalità e respira, quindi muore. Ok. Però. Sì, allora molti insetti sono in grado di non respirare per tanto tempo ed hanno un sistema di protezione che hanno proprio loro se finiscono in acqua e molti insetti, la stragrande maggioranza, poi ripeto io non sono esperta quindi non voglio dire cagate, hanno proprio dei punti sulla superficie del corpo che in questo momento non mi ricordo come si chiamano,
e respirano anche dalla superficie del corpo. E allora voi adesso mi potreste dire: allora è una cagata quella che hai detto. Se io caccio l'insetto nell'acqua, muore perché praticamente entra l'acqua dai buchini, dai forellini che ha sopra il corpo. Non è vero perché questi forellini non si, come si dice? Gli insetti ovviamente li possono chiudere, quindi. E adesso magari vado a cercare qualche insetto per la prossima volta che ha delle caratteristiche un po' particolari, poi non mi riesco a ricordare i punti da cui respirano, come si chiamano. Adesso la cerco, scusate, io poi mi infastidisco quando non mi ricordo queste cose. Che ce l'ho sulla punta della lingua non mi viene in mente. Sì, va bene. Gli spiraccoli si chiamano. Oh, mi sto confondendo. Sì, mi sembra che si chiamino spiraccoli. Mi sembra che si chiamino spiraccoli. Adesso ci guardo meglio. Esatto. Gli stigmi o spiraccoli tracheali. Esattamente. E tra l'altro, se voi andate a fare. Cercate qualsiasi cosa stupida, qualsiasi, fate una ricerca stupida che abbia a che fare con gli insetti, ok? Troverete anche che nell'apparato respiratorio degli insetti di solito sono incluse queste sacche, che vengono chiamate sacche tracheali, mi sembra, però ripeto, potrei anche sbagliare a dire qualche termine perché non sono esperta io di queste cose, che l'esperta non è qui stasera, ovvero mia sorella. E praticamente questi sacchi garantiscono agli insetti di trattenere dell'aria proprio in funzione di quello che abbiamo detto prima, cioè loro tengono dell'aria dentro, così possono evitare anche di respirare per tanto tempo. Sì, piccolo, sei intravisto un po' il tatuaggio, è vero? Eccoci qua, ed eccoci qua quindi. Sì, effettivamente ci stavo pensando, sembra di cimici, sta creatura. E aspettate un attimo che voglio guardare anche una cosa. Adesso mi viene in mente le cimici. Allora, eccoli qua. Eccoli qua. Ecco. Allora, dunque, non potrebbe essere sicuramente una cimice questo insettino di questo gioco. E perché mi è venuto in mente questa cosa? Perché l'avevo guardato per fare delle ricerche per il video di Monster Hunter della fauna endemica e avevo cercato anche questa cosa. Allora. Se vedete le alucce del personaggio, o meglio le elitre, ok? Cioè sono un pezzo unico, ok? Sono un pezzo unico. Se qualcuno di voi ha mai visto come è fatto una cimice, invece, le ali di una cimice, se qualcuno di voi è stato così temerario da avvicinarsi a una cimice, io le prendo anche in mano per cavare di casa ogni tanto, quindi le vedo spesso anche. E saprà che le elitre e nello specifico le ali anteriori poi di questi insetti sono fatte in una maniera particolare, cioè le cimici hanno le ali verdi. Adesso magari vi cerco un'immagine così lo vedete. Dov'è? Questa così ve la faccio vedere. Madonna, che suono orribile. Ma mettiti in pausa, per favore. Che mi era funzionale per farti vedere, ma.
finestra. Sì, esatto. Allora, quelle che tu chiami sottoali sono le ali vere, quelle che si vedono. E poi, poi, eccola qua. Non so se si vede. Ok. Vedete che non hanno l'astuccio, l'elitre che copre tutto. Tutte le ali sotto, come accade normalmente. Cioè, praticamente le elitre coprono in parte le ali sotto. Allora, questa è una caratteristica che è esclusiva di un ordine di insetti che si chiamano i rincoti, dei quali per l'appunto le nostre cimici schifose fanno parte. Allora, il nostro insettino non ha decisamente le ali fatte così, quindi non potrebbe essere un rincote, sicuramente non potrebbe essere una cimice, sicuramente no. Allora, aspetta che guardo cosa ha scritto anche Zua-chan, che adesso non la vedo. Sono tipo delle protezioni delle ali, esatto. Allora, le elitre sono questa specie di astuccio che copre le ali, che in alcuni insetti non sono presenti, in altri sì. In alcuni ordini di insetti sono presenti, in altri no. E diciamo che sono la copertura, la protezione delle ali sotto, che sono membranose, sono molto più fragili e di solito sono tipiche di quegli insetti che fanno particolare rumore quando volano per l'appunto per la presenza delle elitre, per quello che le cimici fanno quel rumore. Vi siete spiegati perché le cimici fanno tanto rumore quando volano? Di solito gli insetti che si sentono particolarmente quando volano hanno tutte le elitre, perché sono anche quelle che si muovono. E infatti, se ci fate caso, per esempio le farfalle o le libellule, eccetera, eccetera, che non le hanno, non hanno questo astuccio, loro quando volano non fanno rumore, cioè fanno un vago rumore che è chiaramente quello delle ali che batte, che si sente solamente se ci stai vicino vicino oppure con un microfono particolare che capta rumori molto bassi, però cioè, così non la cimice, lo sappiamo tutti per esperienza, quando vola in casa la sentiamo tutti. Grazie King per il suggerimento della curiosità scientifica di stasera. Allora, possiamo proseguire, direi. Solo che io qui non ho la sferetta da metterci. E che faccio? Mi attacco. Mi attacco. King che ride. Ha fatto bene. Ma scusate un attimo. Appunto. Ma me la posso tirare dietro? Ah, allora ditelo subito, ma ditelo subito. Io me la tiro dietro. Adesso sicuramente avrò detto qualcosa in una maniera perfetta, allora verrò perseguitata da mia sorella. Hai sentito perché le cimici fanno tanto casino quando volano? No. Perché hanno le Ho le ali sotto le ali? elitre. No, le ali sopra, le ali, Sotto, l'astuccino. ah, L'astuccino. Bastardi, dove devo andare? Le elitre. Però qua torniamo indietro, signori. Che facciamo? Mi state dicendo che. Allora, io da qua sono arrivata. Perché dovrei andare di qua? Scusate, sto ignorando qualcosa. Allora, qua è chiuso. Qua è chiuso. Qua non possiamo andare. Qui. Nemmeno. Allora. Allora,
dobbiamo fare un giro da un'altra parte. Ma questo non penso che serva nient'altro, però sono confused. Torniamo indietro. Solo che la sfera verde mi serve poi per entrare nel mondo, quindi. Ma io ho in testa un'immagine di un anime di un robottone giapponese che apre ste coperture ma le usa per riparare i reattori. Non so come mai ho sta cosa in testa. Le coperture. Forse la devo usare. Ah no, quella che mi garantiva di andare di là è solo quell'arancione. Allora, il momento scienza ci ha destabilizzato. Le sovrane degli insetti di cui parlavi saranno, le avranno, come dire, inserite per scopi stilistici, diciamo. Come faccio? Allora, ci sarà un motivo se ci avrà portati lì, eh? Ci sarà un motivo anche se ci ha portati qua. Devo andare a riprendere qualcuno. Allora, vediamo un attimo cosa succede se io faccio così. Ho paura che ci serva il nostro best friend. Solo che avanti di qua non ci si va con quello. E allora niente, facciamo che questo lo lasciamo qui. So che questo se lo tolgo poi. Ma di là non penso di poterci andare. Ahia. Questo non si apre. No. Questo non si apre, di qua si torna. Io venivo da qua in realtà, dalla scala, quindi magari di qua. So che mi serve una palla. E spero abbia la stessa funzione, a parte quella di aprire le strade. Spero che abbia la stessa funzione. So che se la tolgo. Facciamo che la lascio lì e spero che non ci serva qua. Olè! Oh, siamo qua per prendere un nostro amico drone. Allora, dov'è il. Ah, ok. Va bene. Stavolta ci aiuta lo scenario. Stavolta ci aiuta lo scenario. Rombo, pentagono, triangolo, esagono e quella strana roba. E mi sono già dimenticata. Allora facciamo 4, 5, 3, 6, 2, 4, 5, 3, 6, 2, 4, 5, 3, 6 e 2. Vieni con me, amico drone. Vieni, vieni. Tanto mi fa ridere il fatto perché mi ricordo cosa aveva detto un ragazzo durante la live di Resident Evil, del fatto che le ciabatte fossero le prime forme, le ciabatte lanciate dalle madri fossero le prime forme di drone. Ok. Vai, vai, aprimi tutto. Adesso l'amico drone ce lo dobbiamo portare. Nel mondo, no, c'è stato un ragazzo che ha detto sta cosa, ha detto che le ciabatte lanciate dalle madri sono le prime forme di drone mai inventato e non credo di potergli dare torto. Allora, questo va lì, questo va lì e quello va là e noi andiamo qua. Cronica Mikaze. Vai, aprici tutto.
Allora, eccoci di nuovo qua ad aprire le passerelle. Ma si va da qualche parte di qua? Ma sì, che si va da qualche parte. Allora, di qua si apre qualcosa, vediamo se c'è qua. Probabilmente c'è un altro antico che voleva essere lasciato stare e noi lo stiamo andando a svegliare, esattamente, precisamente. Cosa che dobbiamo fare dunque? Wake up, motherfucker! Bussola del marinaio. Olè! Wake up, motherfucker. Vai, amico drone. Che bello. Oddio. Stonano un po' le alghe, tipo fatte così, però va bene. Cioè, in stile tipo pixeloso. Cioè, la grafica non è dettagliata, però ha il suo, non so come dire, ha il suo stile. Messo così. Messe così queste, come si chiamano? Queste alghe così pixelate non mi piacciono tanto. Volevo fare uno screen, ma c'è il drone che sta in mezzo alle palle. Drone, levati dai coglioni. Levati dalle palle. Allora. Non ci aiuti. Oh, amico drone. Cosa succede se andiamo qua? Ah no, è sotto. No! No, fermati. Ah, ok, se lo passo lì in mezzo viene inglobato. E quindi. Allora, per forza di cose dovremmo passare. Poi di lui ci preoccupiamo dopo. Stai tranquillo che torno a prenderti. Stai lì dentro, arrivo subito. Questo disattiverà tutto. Aspettate, che vado a vedere. Eh sì, mi sa che è proprio quello. Bella sta palude, oddio. Quindi noi col drone ci dobbiamo rifugiare qua prima che lui arrivi. Secondo me dobbiamo spegnere tutto. Ok, vieni amico drone, corri però lesto, lesto, via. Ecco qua. Non ti fa del male a nessuno, stai tranquillo. Questo contrasto tra tipo, non lo so, tecnologia e mondo animale degli insetti è carino. Allora, non so. No, no. Però aspetta, vieni qua. Ah, ok, lo prende. Eh sì, no, andiamo a fanculopoli. E allora. Prendere. Oh. Lui andrà indietro.
fa così, spegniamo e va dall'altra parte. E lo prende. Che per forza di cose lui mi seguirà. Quindi vabbè, rimani lì. Però lui adesso torna indietro. Ma che devo prendere un'altra di sfera ed è per quello che mi fa andare qua. Però che me ne serve? Che mi serve un'altra sfera? Niente. Allora, il drone poi mi serve per arrivare qua. Ok, cos'è questo? Allora, lui dovrebbe stare qua, ma quando io ho recuperato. Forse ho capito. Ah, cazzo, però lui torna là. Quindi niente, non può stare dove. Questo mi fa tornare indietro. Sì, ok. Questo mi fa tornare indietro. Lui non, se si ferma o in fondo là o in cima. E non posso prendere un'altra perché ovviamente dopo non posso entrare nel mondo. Allora, sarebbe carino se lui quando muore finisse lì, però dopo ovviamente la difficoltà non c'è. Devo fare prima che lui arrivi. Solo che ci mette un po'. Ci mette un po' e si fa lo stesso, la prigione. Quindi. So che ovviamente sarà una stupidaggine una soluzione. Sarà una cretinata. Ah, qua c'è la porta. La soluzione sarà una solenne stupidaggine. Ma ci sarà un motivo se mi fa tornare qui? Cioè, mi chiedo io. Così. Mi sa che devi entrare e uscire dal mondo al momento giusto. Boh. Perché se entro e esco dal momento giusto, me lo porto il drone. Ah, me lo porto il drone dietro. Solo che aspetta. Allora, se io entro nel mondo, il drone viene con me. Però questo tizio deve stare qua. Quindi io devo. Spegnere la cosa. Quando lui è là. Cioè mettere la sfera qua.
per entrare con lui. Riposizionare di là, poi intanto che esci ed entri, la trappola continua a muoversi. Sì, no, no, ha senso, ci stavo pensando effettivamente, però sto cercando di capire qual è il momento in cui io devo entrare. Il momento in cui io devo entrare è prima che lui arrivi qua in fondo. Ciò che come faccio a... Allora devo andare a prendere lui. Sì, ok, ci sono. Devo andare a prendere lui. Poi posiziono la cosa e poi mi infilo nel mondo. Vai. Ok. Esatto, si vede. Ok. Questa la prendiamo noi. Vai pure, amico drone. Tra l'altro sembra un sacco invece questo dispositivo, un fiore. Non so in realtà se la sfera serviva, eh. Non so. Non lo so se la sfera serviva. Immagino di sì. In effetti però i suoni mi somigliano a quelli di Stray. Ah, ma c'è caso che qualcosa magari l'abbiano riutilizzato. Allora, guardiamo dove va questo. Ok. Allora, devo usare questo per andare su e... Ok. Zua-chan? Ma grazie, grazie mille. Non so perché non sia andato l'alert. Non so, ah, ok, è arrivato in ritardo. Grazie, grazie, grazie mille. Lieta che ti stia divertendo, o comunque un po' ti stia piacendo. Spero, spero. Grazie mille. Allora, però si muovono e io faccio così. Via. Sì, l'alert è una cosa di cui vado particolarmente fiera. È una cosa di cui vado particolarmente fiera, devo dire la verità. Devo dire la verità. Allora, qua non si va. Non si va. Bisogna fare in una qualche altra maniera. Ah, ma qui c'è una cosa, un imbuto in cui infilare. E quindi sarà quello che si aprirà. Ok, perfetto, benissimo. Bene. Ok. Andiamo, andiamo. Ah, oh, questi sembrano tipo dei... Tipo dei pezzi di una centrale elettrica. No, no, ma è arrivato poi l'alert, eh? È arrivato perché spero che insomma si sia visto. Non so perché ogni tanto arrivino con un po' di delay, però... Allora, qua si può, immagino, tornare al mondo. Allora... Mi sa che qui devo prendere una sfera da... Devo prendere la sfera verde e la metto. Ah no, bello! Oh mio Dio! La sfera verde è dentro a quella arancione. Ecco spiegato il significato della copertina del gioco. Che ci sono queste due sfere una dentro l'altra. Ma bellissimo! Non la posso prendere comunque la sfera verde. Pare che dobbiamo fare da soli. Però, perché ci farebbe tornare?
per lo stesso motivo di prima. È tipo un gioco come quello di prima. Noi dobbiamo tornare nel mondo in modo da poter. Allora, se la prendo adesso, di qua non posso passare, giustamente, perché ho la palla, la sfera. Però se faccio così, la stessa cosa però, non posso passare. Ma se io faccio così, cioè da quale vado? Dopo. Immagino da quella da cui sono entrata, non dall'altra sicuramente. Immagino un messaggio a terra di un Dark Souls con scritto richiesto logica avanti. Io dovrei fare in modo di avere come si chiama, la sfera arancione quando torno qui. Cioè, devo praticamente uscire da lì, altrimenti non riesco a. Solo che per andare avanti, per forza, serve quella lì. Ergo. Esatto, ergo del burattino di Peppino. Era chiaramente una citazione nascosta. Era chiaramente una citazione nascosta. Allora, per forza devo andare di qua. Questa è la via. Questa è the way. Questa è the way. E questa ovviamente mi serve per aprire. Ah, se la prendo adesso. E vado in là. Uscirò da dove sono entrata rispetto a tutto questo. Insettino che gira, Lies of P ogni dove. Allora, bisogna dire che King è come dire, è il padre del nominativo del, come si dice, del soprannome che è stato dato a Coso, a Pinocchio di Lies of P. Ed è per quello che tutti quanti, esatto, Peppino K-Popparo o Peppino K-Pop, insomma, declinazioni varie di questa cosa. E quindi diciamo che tutte le volte ci tiene a far sapere questa cosa e fa bene, è anche per quello che adesso tutte le volte che vado in live con Lies of P chiamo la gente Peppini. E adesso però devo ragionare un attimo su questo. Devo ragionare un attimo. Perché con la pallina di là non possiamo andare. Indietro non penso che abbia senso andare. L'ergo della scoperta. Allora, sarebbe stato bellissimo chiamarlo così, ma poi mi avrebbero accusata di plagio, quindi non è il caso. Non è il caso. Fastidioso che non ci si possa spostare tra questi qui, ma sicuramente c'è anche qui. Disinstallato per il nervoso, devo giocarci in un periodo più tranquillo.
Si fa così, brava, bravissima. Se uno si deve far venire il fegato amaro per giocare, meglio che lo disinstalli. Meglio così. Non c'è assolutamente niente di, come dire, denigratorio o di cui sentirsi in colpa, assolutamente. Io diciamo che ho messo alla prova la mia pazienza abbastanza. E quindi per ora non ho ancora trovato qualcosa che mi abbia fatto raggiungere il limite, che ho già raggiunto in un altro contesto, e quindi se non si raggiunge quel limite e si va oltre, io vado avanti di solito nei giochi. Però adesso che siamo un attimo qua, che sto tentando di ragionare su sta cosa, e visto che stasera sei qui con noi, raccontaci qualcosa, perché io normalmente faccio due chiacchiere con gli spettatori o nuovi o quelli che diciamo seguono una live magari per intero per la prima volta. E, oh, ciao Alex, ciao, benvenuto. E allora così di solito chiedo quali sono i giochi preferiti, se vogliono raccontare qualcosa, insomma, a me fa piacere assolutamente sentire. Io sto pensando se c'è un altro modo qua per fare questa cosa intanto. Alex, come sta? Come sta? Come va? Questo gioco mi sta ricordando terribilmente. Com'è che si chiama? Mi sta ricordando un sacco. Come si chiamava quel gioco lì? Quello della bambina, che c'erano i puzzle. Te lo ricordi? No, tu te lo ricordi, Alex. Tu c'eri quando l'ho giocato. Quello della bambina, che si switchava e si poteva usare l'ombra. In questo momento non so perché ho un vuoto. Com'è che si chiamava? Little. Tra l'altro l'ho nel trainer del canale, in questo momento ho proprio un vuoto cosmico. Allora, in questo periodo non so perché sono totalmente sotto con MLB 2023, ma giochi preferiti assolutamente JRPG, anche action e sportivi. Fatico con quelli, solo quelli in prima persona perché sto male fisicamente. No, no, assolutamente non è Little Nightmares. Shady part of me. Shady part of me. Mi fa ricordare questa cosa delle sezioni di quel gioco che veramente, veramente. Allora, se lo devo lasciare lì, come devo fare? Oh, non Little Big Planet. È molto molto bello Shady Part of Me, è un gioco con degli elementi di platform molto molto interessante, ha una storia molto carina, molto carina. Sì, non è Little Big Planet, però. E io lo so che la soluzione è una tremenda cazzata. So che la soluzione è una tremenda cagata. Abbastanza improbabile che mi serva qualcos'altro da un altro mondo, anche perché più avanti di qui non posso andare senza l'altra sfera, quindi è abbastanza improbabile. Comunque JRPG, no, no, l'ho già detto il nome, si chiama Shady Part of Me. JRPG, andresti molto d'accordo con Marta, la mia ragazza. Perché
Prima che ci mettessimo assieme, lei mi aveva raccontato di Persona 5 e praticamente mi ha incuriosito talmente tanto che poi l'ho comprato e adesso lo sto finendo. Però ho scoperto che mangiando i pezzi di zenzero posso giocare un po' in prima persona, faccio esperimenti, ma perché ti viene motion sickness? Io penso di aver avuto problemi di motion sickness solamente come si chiama? Amnesia. Amnesia mi ha dato veramente un sacco di problemi. Amnesia è stato qualcosa Ma sto migliorando. Se io la prendo la sfera, no, ho voluto fare un esperimento. Se io la prendo la sfera arancione, la sfera verde con la sfera arancione dentro. Allora, cosa si può tentare ancora? Ho provato a infilarmi qua e uscire dall'altra parte. Ovviamente non fa niente. Se io entro. Aspetta, però. Ditemi che è questo. Speravo per qualche strano motivo che sarei passata dall'altra parte, invece no. Cambia niente. Anche provando il Giappone al suo faccio, sì, no? Anche traumatico. Perché traumatico? Poi a parte i videogame, adoro gli anime, i manga e tutto il mondo giapponese in generale. Beh, non posso che darti ragione. Io, diciamo, mi sono approcciata al mondo degli anime e manga un po' in ritardo, però le mie Ho i miei, come dire. Io sto pensando se infilandomi con la sfera da qualche parte. No, perché io esco solo da dove sono entrato. La stessa cosa. Stessa cosa, se mi infilo qua. Non vorrei che servisse qualcos'altro. Non so. Ma qua non mi sembra che ci sia altro. Ci posso anche tornare indietro qua, va bene, però. Ma queste due bobine di Tesla non servono a nulla? Non lo so. Non ho provato a interagirci, in effetti. Queste due bianche, dici? Hanno un riflesso, vicino, ma non c'è niente con cui posso interagire. Cioè, a parte questo. Per entrare, solo che se poi tolgo qua.
nemmeno questo, mi aspettavo che ci fosse qualcosa. Adesso che ci penso, la stagione di Other Kane, che fine ha fatto? Teoricamente si dice che debba arrivare nel 2024, però che sia vero. Allora, nel mondo arancione ci siamo andati e non c'era niente di utile. Nel mondo. Mondo verde non possiamo togliere nulla, quindi. Vediamo se possiamo interagire con qualcos'altro. Allora, questo non ci possiamo fare più niente. Nel senso che non è che mi sono persa che c'è un condotto qua. Perché se mi sono persa quello, no, direi di no. E non posso passare nemmeno da nessun'altra parte. Ma mi fa strano che ci siano questi e non li si possa usare per niente. Proprio, ecco, adesso mi sono imballata. E finiamo subito la live. No, secondo me c'è una combinazione di spostamenti da fare che ti garantisce di andare dall'altra parte con la sfera. Però a questo momento io non ce l'ho chiara. Oh, salve Iago, buonasera. Buonasera. Come va? Allora, se io prendo la sfera, questa qui, qualsiasi, cioè l'ingresso è l'uscita. No, no, 2024. L'ingresso è l'uscita. Devo fare sempre qualcosa a tempo. Sto dormendo praticamente, non sono entrata a casa, ma sono entrata a caso per istinto, addirittura per istinto. Allora, io Iago mi ricordo quando mise il follow al canale che stavo portando Little Nightmares 2 di notte, impazzita proprio. Cioè, è che non. Cioè, qui deve, è diverso da quello di prima. Cioè, non è che puoi fare a tempo qui. Ah, aspetta, forse ho capito, forse ho capito. Forse ho capito ed era una stupidaggine. Forse ho capito ed era una scemenza, era proprio una scemenza. Perché io davo per scontato che l'interruttore lì servisse a qualcosa. Io pensavo che fosse quello a farmi passare, invece non serve a niente. Non serve a niente, davvero, è il più grande troll di tutto sto gioco. Parlando di situazione generale, sto lasciando il lavoro, l'azienda di Amway mi ha preso in considerazione. Oh, bene, grande, grande. È il più grande troll della storia questo, però sono contenta di esserci arrivata. Vi giuro, vi giuro, vi giuro. Eh sì, però per forza io di cose se voglio andare avanti devo far così. Allora. Cioè, io l'avevo esclusa questa cosa perché dicevo, mo quello non mi fa passare. Allora, qua ci serve il drone. Ti ho anche distratto. Ma va là. No, ma io non l'avevo preso in considerazione perché pensavo che ti facesse entrare. Invece no. Invece no, non serve un cazzo! Non serve a niente! Fa proprio ridere! Vabbè, anche oggi abbiamo fatto la nostra figura del cazzo. Oddio.
cielo. E dunque, l'importante, come dico sempre io ai ragazzi a cui do lezione, l'importante è esserci arrivati. L'importante è esserci arrivati. Non importa il tempo che ci sia impiegato, l'importante è esserci arrivati. Ma che è sta roba? Un oggetto tribale a cui do ripetizioni. No, 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 oh, fermi! Oggi, se non sbaglio, è la giornata mondiale degli insegnanti, me l'hanno detto i miei ex colleghi. Me l'hanno detto. Allora, attualmente io non sto insegnando, quindi. Ah, it's time of boss fight. Cos'è questa roba? Questo coso? Ah, ok. Va bene, anche qui abbiamo le bombette a lezioni. Ah, oddio, hai capito un po' male, Iago. Ho capito un po' male. Mi serve un'altra bomba. Allora, queste mi serviranno di sicuro. Non so cosa. Ah, ok, mi servono queste. Ah. Non mi servono qui. Pensavo di sparargliela in faccia. No, che fai? Speravo di sparargliela in faccia. In realtà non è stato così. Non è andata proprio come speravo. Allora, mi sa che ho saltato un pezzo comunque del mondo. Spero di poterlo vedere lo stesso. Allora, lui le aziona queste robe. Questa si è, no? Ah, ok, no, non è lui che l'aziona. Dai, però, Cristo di Dio. Lasciami stare. Sembra più una cicala guardandolo così adesso. Effettivamente la forma è di una cicala. Visto che abbiamo parlato del Giappone, eccetera, eccetera. Le cicale giapponesi che fanno un rumore particolare, un rumore molto forte. Dai, lasciami stare. Adesso quando si mette in terra, perfetto. E le cicale, 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 cicale. E la formica mi si sta per spegnere il telefono. Ho capito che ti stai per spegnere. Ale, perfetto, così non c'è abbastanza roba che gira sullo schermo. Mi ha dato un cozzo, poverino. Ma come si dice quando dai una testata contro qualcosa? A me si dice cozzo. Però la prima volta che l'ho detto a Marta è rimasta un po' stranita. Cicale, 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 dammelo. È mio, dai. Oh. Dai, vai a dormire. Benissimo. Questo tutto il mio lavoro buttato. Cosa ci faccio ma con sta palla? Ok, quando si mette in posa per prenderla. Eh sì, me la devo scaricare sulla testa quando si mette in posa. Vabbè. Vieni, my friend. Allora, quella. No, vieni qua, vieni qua. Oh. Thank you.
Lasciami tornare dalla mia bomba, che non ci sarà più, ovviamente. Sì, decisamente, secondo me resembling a cicala. Ma amore, cominciamo. Dai, rompilo. Ok, mio. Mio, 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 mio. È morto. A Bergamo si dice la ciapà una scrappata, una scrappata, tipo una ha a che fare con crapa la testa. Aiuto. Dai, libera quel coso. Oh, non mi vedo. Che palle però, dai. Non ho capito se si ricomincia tutte le volte oppure no. Però mi sembra di sì. La cicalina. Uno dei boss di coso, di Hollow Knight, la cicalina madre. È roba mia, lasciami. Esplode questo. Oh, non me, per favore. Oh, ma sai che sei stronzo? Cioè, tecnicamente è roba della palude, tu sei un estraneo, però dettagli. Sì, comunque guardandolo così dall'alto, secondo me è veramente una cicala. Dopo magari ci andiamo a cercare qualche immagine delle cicale. Una cicala un po' anomala, perché ovviamente le cicale non hanno le elitre verdi, però... E grazie. Wow, stiamo volando! Ah, perfetto, ci ha pure fatto cadere, va bene. Va bene, siamo pronti a ricominciare. Vieni. Ma lui mira a noi, però se mira a noi ci prende, cioè non è che ci possiamo mettere dietro il coso subito. No, oddio, io parlo del personaggio che stiamo usando noi, cioè, quello là non resembra proprio niente di... niente di realmente esistente. Ma devo andare a cercare se sei ispirato davvero alle cicale. Dai, sbatti contro sto coso, però non prendere me. Grazie. Non capisco bene la profondità, non capisco dove finire. Ah, pure mi ispira. Dai, però ti prego. Grazie. Oh, io l'abbiamo fatta. Mannaggia, non è che mi sono fatta colpire prima. Mannaggia veramente. Ancora. Questa è Undertale.
Comunque non so se hai letto, ma il concetto di Amway è trasformarsi in un vendor di prodotti e obbligare chiunque conosciamo a comprare o comunque vendere chiunque come potenziale cliente, quindi non lo vedrei come un traguardo. Guarda, ti giuro, non conoscevo l'azienda, quindi non pensavo che facesse queste cose. Io non so onestamente se lavorerei per un'azienda del genere, però capisco anche che la necessità impone di fare dei lavori di magari ripiego per un po' di tempo. E vedila in questa maniera. Vedila in questa maniera. Ah, fantastico! E dov'è la mia bomba? Ma qua posso solo evitarle, basta. Ah, e poi scappare dall'altra parte, fantastico, quando lei fa così. E avrei bisogno della bomba, grazie. Solo che... Perfetto, bravissima, bravissima. Proprio quello che volevo, grazie. Grazie mille. Anche tu hai iniziato Cocoon? Sì, non so perché, non so perché Twitch l'abbia bloccato. Stasera l'ho iniziato, stasera, proprio in questo momento. Oh signore di Dio, cos'è quella roba? Oh mio Dio, ma è coso? No! È coso, è letteralmente, come si chiama? Near Replicant o anche Automata, che sono famosi per quelle boss fight un po' così, ma infatti non mi verranno mai. Non so se è un termine, perché mi ha detto termine segnato come bullismo. Onestamente io non so che cosa, se voglia dire qualche altra cosa, quella parola. Cerchiamolo. Non credo. Allora. Ah, è offensivo in inglese. Non lo sapevo. Non lo sapevo che kun in inglese fosse offensivo. Non lo sapevo. Andiamo a cercare cosa vuol dire. Bannata, perché qualcuno ha scritto sta cosa. No, sto scherzando ovviamente. E, come si chiama? Quando avete un dubbio, cercate su Urban Dictionary. Allora. Ah, ok, non lo posso dire. Non lo posso dire, mi dispiace. Andatevelo a cercare in inglese. E teoricamente è possibile che lo fanno. No, no, allora smettiamo di pronunciarla questa parola, eh? Questa parola è un pezzo, è una parola che è dentro al titolo del gioco. Smettiamola di pronunciarla, per favore, ok? Perché ho appena guardato che cos'è adesso e onestamente che mi buttino giù il canale per sta cosa anche no. Ovviamente sai, dai, ha sbagliato, cioè ha sbagliato, è un errore del cazzo, quindi non è colpa sua. E comunque sì, Iago, è possibile che ti banni, non lo vedo solo io il tuo messaggio in questo momento. E sì, è possibile essere bannati anche per ciò, per quanto sia sbagliato, eccetera, eccetera. No, no, Tommy, non è il titolo del gioco. Il titolo del gioco ha dentro una parola che è potenzialmente bannabile. È però la piattaforma internazionale in inglese, quindi per favore non continuiamo a dirla. Sì, è l'abbreviazione, però vuol dire anche un'altra cosa. Andatela a cercare su Urban Dictionary. Cosa vi devo dire? Non sono cazzate da ben pensanti, Iago. Allora, io penso questa cosa. Ci sono determinate cose che dette fuori contesto, cioè dette in un loro contesto hanno senso. Esatto. Dette in un loro contesto hanno senso e ci sono persone che sono state bannate per queste cose, ma sono ovviamente delle stronzate. Per esempio, vi faccio un esempio molto, molto chiaro. Se io dico il titolo di Pokémon bianco e nero per dire, ok, così, cioè il titolo è un nome di un gioco, va bene. C'è una persona su YouTube, adesso non mi ricordo il canale perché lo seguiva il
il mio ex fidanzato, di scacchi, che durante una live su YouTube ha commentato una mossa di un tizio che aveva gli scacchi neri e ha commentato con una frase che tolta dal contesto poteva voler dire qualsiasi cosa al di fuori degli scacchi, gli hanno buttato giù il canale. Allora, io cerco chiaramente di non dire cose che possono essere fraintendibili, eccetera, eccetera. Ci sono delle parole che sono, come si dice, bannabili a prescindere, però visti questi episodi un po' così, cioè è chiaro che se tu fai ricorso e dici guardate siete dei deficienti voi, vinci, però a me scoccia onestamente, anche perché poi scrivere alla, come si chiama, all'assistenza, sempre un casino, un bordello, è stesso ragionamento, ma difficilmente uso quella parola in italiano, vero, ma per noi italiani significa il vegetale, non certo una cosa del genere, e poi allora in Italia gli spagnoli non possono parlare. Ho letto la definizione offensiva, ma che logica può essere? Ratto, cosa devo dire? Cosa devo dirti? Io per stare dal lato dei bottoni preferisco stare attenta a cose che dico che possono essere fraintese in qualche maniera. È chiaro? Sì, è sempre meglio non rischiare. Poi io chiaramente non è che abbia sto canale da dire, cioè che se me lo chiudono mi dispero perché è il mio lavoro, però cioè, lasciatemi dire che comunque è una cosa che mi piace fare, mi diverto, se qualche deficiente, cioè o qualcuno appositamente scrive delle parole per farmi bannare, mi dà fastidio perché chiaramente io mi diverto a fare questa cosa. Cioè, vi riporto per esempio la cosa che è successo proprio di recente a un mio amico, collega, che è stato bannato. Grazie mille per il follow. È stato bannato SP Daniel. A caso per cambiare atmosfera. No, ma ci sta. È stato bannato, saluti dalla Finlandia, anche se sono spagnolo. Oh, addirittura, perché però ti esprimi bene anche in italiano. Saluti, davvero, grazie. E, dicevo, è stato bannato, ovviamente il ban è durato 2 giorni, perché in questo periodo semplicemente è stato preso di mira da ragazzini che vengono mandati da un altro canale. E che lui non ha ben identificato, però cioè, arrivano. Io sono stata testimone. Io pensavo che stesse un po' esagerando, invece è effettivamente così. Cioè, io vi inviterei ad andare a guardare una delle sue ultime live, che è stato qualcosa di veramente imbarazzante. Praticamente, queste persone si sono messe d'accordo e si sono messe a seguirlo in massa con dei nomi. Che erano parole che erano potenzialmente bannabili, oppure che avevano, diciamo, degli o incitavano alla violenza, incitavano a, come dire, allo stupro, queste cose qui. Esatto, esattamente. E lui è stato bannato perché loro hanno poi segnalato il suo canale come un canale che aveva la chat piena di queste parole. Allora, Twitch cosa fa? Segnalazione, chiude ban preventivo e poi va a controllare. Ma dopo va a controllare. Intanto te ti girano i coglioni perché questi ti hanno seguito con 3500 nickname che praticamente hanno reso la tua chat qualcosa di imbarazzante. E io ripeto, pensavo che fosse un'esagerazione. L'altra sera ho assistito a gente che durante la sua live entrava nel suo Discord a scrivere delle robe. Follia, proprio. Follia, follia. E quindi io, per stare. Ma infatti lui ci sono delle volte che non fa live perché gli girano i coglioni. E io lo capisco perfettamente. Cioè, girerebbero i coglioni anche a me. Però, cioè, a un certo punto devi arrivare alla conclusione che se vuoi fare quello che ti piace, te ne freghi, provi a fregartene e poi le segnali. Però
Però io capisco, cioè, siccome io voglio restare fuori da queste cose qui, cerco di stare il più attenta possibile, chiaramente. Andiamo avanti con Cocoon, però. Intanto abbiamo battuto il boss. Allora, cosa la porta qui, SP Daniel? Cosa la porta qui? E no, a me dispiace più che altro perché lui non fa niente a nessuno. Cioè lui sta nel suo, fa quello che gli piace. E io onestamente non. Ah, ok, si è proprio chiuso il mondo. Non ci posso rientrare. Sì, no, io guardate, pensavo davvero. Scelta della materia. Che senso? Ah, wow, posso usare. Però mi sa che non ho completato il mondo. Mi dispiace. Che ansia per che cosa, Alex? Per la situazione, per quello che gli sta succedendo, oppure altro? Io onestamente ve lo dico, se succedesse una cosa del genere, tra poco mi dovresti superare in Cocoon. Comunque tutto questo è partito dal povero Saidai che ha scritto il nome sbagliato. Povero. Mi dispiace tantissimo. Ah, ho capito come funziona. Ho capito come funziona. Gli devi dare la direzione. Ma bella questa cosa. Bella, bella. No, mi dispiace Saidai, mi dispiace. Chiamata. Ah, però va solo in quella direzione. E poi torno indietro. Però non posso andare là. Va bene. Va bene. Cerchiamo di fare in qualche maniera. Allora, così si è rubato la mia sferetta. Va bene. Allora, io penso di essere una persona molto tranquilla, quindi se succedesse una cosa del genere. Cercherei di ignorare al massimo le persone che stanno facendo questa cosa. Poi so che la mia chat è talmente bella, diciamo così, che mi aiutereste in una circostanza del genere. Non che lui non venga aiutato, ovviamente lo aiutano, anzi, ha dei mod che sono fantastici. Però veramente vi posso assicurare che stare tot minuti di live con avranno messo il follow 30-40 persone, eh? E lui ha un canale piccolo come il mio. 30-40 persone, tutte con dei nickname così, apposta. Cioè, vi posso assicurare che passare 30-40 minuti di live così non sono facili, eh? Non sono facili per niente. Sì, la mia chat è sana. Ci sono stati tempo fa, ovviamente non di recente, episodi che non mi sono molto piaciuti, ma fortunatamente anche allora avevo. Che deve stare con l'ansia che il canale viene nuclearizzato da sta specie di gang. Ah, ok. Però allora quello è il rischio a cui diciamo ci esponiamo un po' tutti. Uno deve, come dire, sperare di aver fortuna da un lato, perché fare live non è come dirlo, eh. Nel senso, io avevo cominciato da poco, allora ripeto, episodi gravi non ci sono mai stati su questo canale, ma io mi ricordo che avevo cominciato da poco e c'era gente che veniva a scrivere stronzate in chat, tipo, mi ricordo, poi io non mi faccio particolarmente influenzare da queste cose, però posso capire che uno ci rimanga male. All'inizio non giocavo con la webcam e mi ricordo che ci fu un tizio che scrisse in chat totalmente a caso se stava giocando un uomo o una donna dalla voce. Io onestamente gli dissi: guarda, mi sembri una persona che non ha un lato, però non so cosa dire. Allora, qui devo fare in fretta. Mi sa che lo devo mettere. No, aspetta.
In una live di Resident Evil 2 di recente c'è stato un tizio che diceva cose su te e Marta. Vabbè, ma quello era un tizio fuori di testa. Cioè, era uno che non ci arrivava palesemente. Palesemente. Allora, mi sa che così non ho abbastanza tempo per arrivare. Quindi devo fare in un'altra maniera. Però solo con la palla riesco a passarci. Mi sa che prima devi renderlo fisico. Prendiamolo prima fisico. Magari se è fisico, più pesante. Però vedi, se è fisico così io ci rimango sopra, non posso scendere. Quindi. Allora, aspetta un attimo che voglio vedere qua. Che cavolo. Ah, così, così, a posto, a posto. Magari è più pesante adesso. Però aspetta. Adesso devo tornare. So che se faccio sta cosa. Giusto, è tornato così. Wait, ma quando è successa sta cosa? Di Resident Evil 2? Infatti, quel tizio è stato obliterato dal sottoscritto. E io ci tengo a dirvi questa cosa. A me farà sempre piacere, ovviamente, se succederanno cose gravi che voi manifestiate supporto nei miei confronti. Però io sono sempre tranquilla perché c'è Orbi in chat e lui basta e avanza. Basta e avanza, non c'è bisogno di. No, bisogno di altro. Allora, questo lo devo tenere scoperto. Cosa ti sei perso, Luca? Allora, quello lo devo tenere scoperto per forza. Ma se io faccio tornare fisico quello. Allora, o devo fare una combinazione diversa? Aspetta. Allora. Sì, adesso non ci posso fare niente. Forse devo tornare su. Ok. No, l'ama della luna oscura, Orbi Slayer è arrivato nel tuo mondo. Esattamente, proprio lui. E sapete che non lo so. Sì, se non ho la sfera per forza di cose, quello non lo posso fare. Allora, forse. Ah, forse ho capito. Perfetto, 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 perfetto. Solo che mo come faccio? Ah no, ok, allora facciamo tornare indietro, là che ho sbagliato. Io qua mi sono bloccato. No, ma ho capito, capito. Allora, così va avanti, ma noi lo facciamo tornare indietro. Poi scendiamo. Secondo me è così. Oppla! Oh, questo l'abbiamo fatto subito, ma chi siamo? Ma chi siamo? Lisa, era una stupidaggine da fare. Adesso sai, dai, ha visto la soluzione. Mannaggia, Lisa! Mi hai spoilerato. Quanto dura sto gioco? Scusatemi, eh. Scusatemi. Allora, dai puzzle che abbiamo visto prima, è evidente che ci sono combinazioni da usare. How long to beat? No, io non ce la faccio, nemmeno io ce la faccio, a scriverlo. Allora, How long to beat dice che per completarlo ci vogliono 5 ore se vogliamo completare tutto, 4 ore e mezza se non ce ne frega niente. Non ci ho pensato, non ci ho giocato in realtà, quindi è stato d'aiuto. Non ci ho mai giocato in realtà, quindi è stato un aiuto. Hai avuto un suggerimento di farlo diventare. Allora, prima non c'eri tu, io ho detto, non li voglio i suggerimenti, però.
Tommy Araldo del Sole si unisce alla sessione come guerriero del sole. A meno che non sia proprio bloccata, che le chiedo io. Comunque, grazie. Grazie. Non sono qui a dire che non c'è stato il suggerimento. Allora, aspetta, però qua. Qua stessa roba. Stessa roba. Perché? Allora. So che ho bisogno di questo nella sua forma, così. E allora. Allora, per forza di cose devo fare così. Giù. Ah, non ci torno giù. Era solo una persona che ha avuto a dire sul fatto che secondo lui Lise Marta odiava i maschi. Ti lascio intuire il motivo. Beh, ovvio, palese. Perché non è palese che sia vero. Allora, perché da sopra non lo posso fare, bro? Oh, là, era più facile di quello che pensassi. Allora, aspetta. No, non voglio tornare indietro. Ah, non ci posso andare là? Non ci posso andare. E dunque. Open the gate. Ma scusa, al di là non ci posso andare? Qua ce ne vorrebbe un altro. Però qua stessa roba di prima. Stessa roba di prima. Allora, non posso scendere qua. Stessa roba di prima. Allora. Ignoranza dilagante, le tipiche persone che ormai definisco scimmie. Beato te che te ne sei dimenticato perché io purtroppo mi ricordo ancora quanto ero incazzato. No, incazzarsi per delle persone del genere non ha senso. Allora. Allora, sicuramente ho sbagliato qualcosa. Ma l'ho fatto prima, mannaggia me. Ma se sarebbe così, rimane così. Ok. Allora, io qui devo trovare la maniera di farlo arrivare là che sia in forma di roccia. Quindi, come faccio? Però così vado su. Non va bene. Ah no, che stupida! Ma che cretina che sono! Cioè, quando mi metto. Mi faccio, come si dice? Mi annego in un bicchiere d'acqua, veramente. Ma comunque mi sta piacendo questo gioco, perché siete un bel po'. Bella sta musichina, che bella. Opla! È per quello che dicevano i mondi dentro i mondi. Solo che esatto, adesso ci serve la sferina arancione.
Altrimenti di qua non ci andiamo. Quindi sferina arancione a noi. Ma non è che per caso possiamo completarlo questo mondo, tipo? Aspetta che guardo un attimo dove sono. Mezzanotte. Cosa devo fare domani? Domani è il 7. No, oggi è il 6. Cosa devo fare domani? Parte a svegliarmi. Ah, di qua non si va. Mi sa che ci serve solo la sferina e basta, non possiamo fare nient'altro. Vabbè, andiamo. Cosa devo fare domani? Aspettate un attimo che faccio mentre... Ah, e intanto vi faccio vedere una cosa. Un'immagine della cicala da sopra, prego, Google. Il mio cellulare non può rispondere perché è deceduto in questo momento. Eccole qua. No, non mi piace questo, mi fa schifo. No! Allora, no, mi va bene. Allora, ignorate. No, non è vero, è bellissima questa immagine. È bellissima. Ho detto che faceva schifo. Allora, dov'è? Dov'era? No, l'ho tolta. Allora, finestra. Esatto. Allora, ignorate la cosa di Google, eh? Ma fate caso alle ali del protagonista del gioco. Adesso ve lo metto sotto. Togliti la sferina. Fate caso alle ali del protagonista. Cioè, adesso non posso zoomare, eh? Non posso zoomare, però è palese che siano della stessa forma delle ali delle cicale. Quindi secondo me come ispirazione c'è. Come ispirazione c'è. Ovviamente le cicale però non hanno le elitre. Quindi la struttura che ha lui sotto è da capire se siano semplicemente doppie ali o altro. Il protagonista non si vede. Come non si vede? Ah, cavolo, perché lo stavo coprendo. Con l'immagine. Beh, facciamo così. Palese che ci assomigli. Guardate proprio la forma. Non so come dire, a forma di paletta, tipo. Diana sarebbe fiera di me. Non è vero, Lisa, non lo sono. Comunque, molto contenta di poter affermare anche questa cosa. Ha giudicato, è una cicala. Per noi sarà una cicala. Si sono ispirati a loro? Ma davvero? Sei andato a cercarlo? Sei andato a cercarlo, quindi abbiamo la conferma. L'accendiamo. Allora, riprendiamo la nostra pallina, che poi mo' mi confondo. E andiamo. Comunque, mi sa che ci fermiamo. Non so, allora non so nemmeno come salva questo gioco, cioè non so se salva checkpoint eccetera eccetera, non mi sono posta effettivamente il problema. Quindi, boh, al lavoro ho il cicalino, va bene uguale. Il cicalino. No, nel senso anche per me sì. Ah, ok, no, pensavo fosse... Dopo, io ci andrò a vedere, ci andrò a vedere poi la prossima, magari la prossima live che facciamo. Perché se ci vuole veramente così poco per finirlo... Adesso non so con i miei tempi effettivamente se siamo... Se siamo in... Allora, questa è una bella domanda.
Questo gioco salva in automatico, ma non dà indicazione del fatto che ti abbia salvato, quello mi disturba un attimo, quindi non capisco. Cioè, non capisco se ha salvato, sì o no. E allora, qui bisogna che capiamo un attimo cosa fare, però. Perché la sfera, questa qui la possiamo. No, non è vero, non possiamo fare proprio niente. Allora, questa ci serve per forza per camminare. E quindi, allora vediamo un attimo se dentro possiamo fare qualcosa. Allora, qua a parte andare nell'arena, abbiamo visto che ci serve per forza di cose il drone. Avanti. Quindi, per proseguire qua, dovremmo fare qualcos'altro. Nemmeno io, però, si vede che non hanno messo un segnalino da qualche parte. E quindi secondo me, allora questa serve per uscire, però l'altra verde mi serve, quindi io devo mettere la verde dentro la arancione. Che figata, non so, poi se con questa posso proseguire da qualche parte. Magari sì. No, di qua no. Adesso mi dà fastidio che un gioco così semplice cacci delle slaggate tremende. Vabbè, la mettiamo qua. Così abbiamo la verde dentro l'arancione. Esatto, piegata. E posso andare avanti. Suppongo che questa musica qui indichi anche il fatto che abbiamo fatto bene, credo, spero. Non mi serve la verde però. Allora, non so onestamente se fermarmi adesso. Non so se fermarmi adesso. E non so se mettere la verde dentro l'arancione. Probabilmente sì. Sì, probabilmente d'ora in avanti bisogna andare così. Bisogna proseguire così, bisogna incastrare le sfere una dentro l'altra. Fin tanto che non si trova qualcosa per proseguire. Sì, è terribilmente intelligente questa cosa. E allora, guardate. Io quasi quasi stasera mi fermerei. Mi fermerei e domani faccio un sondaggio su Instagram per chiedervi se volete continuarlo live. Buonanotte King, grazie per essere passato. Domani faccio il sondaggio per chiedere se volete che lo continuiamo live, che facciamo di nuovo dei commenti riguardo gli insetti, eccetera, eccetera. E niente, a me piace molto e ha una meccanica molto interessante, molto interessante. Adesso capisco, io ti seguo su Instagram, sai che non mi ricordo, Iago? Comunque l'ho appena messo il link in chat, se volete seguire anche gli altri account siete liberissimi di farlo. Twitter non sono tanto attiva, però Instagram è quello che, diciamo, utilizzo di più. E ne approfitto anche per una cosa, per dirvi una cosa. Di nuovo, giovedì prossimo, 12 ottobre, chi poi mi seguirà su Instagram, che non mi segue ancora, lo vedrà, parte la blind run in Pokémon Rosso Fuoco moddato. Io sono blind, non so niente. La mod è stata modificata da Orbi, il ragazzo che c'è anche in chat adesso, e sarà una live in collaborazione con Orbi e Carlo, che sono i miei due amici, nonché diciamo, consiglieri esperti durante questa live. Esatto, proprio tu, Orbi. E mi raccomando, saranno live a cui tengo particolarmente.
Quindi, se in questi giorni che ci separano dall'inizio della live, condividerete il post nella nostra storia, metterete like, commenterete quello che è, a me farà moltissimo piacere e soprattutto se supporterete poi la live in qualche maniera. Non sarà una live, sarà un meme time. Allora, ci sarà una buona dose di meme conoscendo Orbi e Carlo, però io spero che verranno fuori delle live veramente spettacolari. Oltre a Instagram e gli altri social, eccetera, eccetera, io vi devo anche ringraziare perché negli ultimi mesi, YouTube, che per me è sempre stato il canale, diciamo, di storage delle live, in realtà ho visto che stanno andando meglio del solito i video. Quindi vi ringrazio tantissimo, quelli che li hanno guardati, quelli che hanno seguito anche in questi mesi. Non ho tanti follower su YouTube perché poi essendo un canale di come si dice, di recupero delle live, ricarico live, insomma, quello che è. E, però, visto che sta andando bene, mi permetto in live, stasera scusatemi, sono un po' marchetta, mi permetto di mettervelo in chat. E se siete curiosi, ci sto ricaricando tutte le live. Sono caricate tutte le live dall'inizio del canale, ovviamente, ma ci sono anche le ultime. Ci sarà anche questa qui di Cocon, poi ci andrà a finire anche questa. Ma soprattutto quando faremo poi le live di Pokémon finiranno lì. Sei solo emozionata, Lisa. E quindi. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio anche tutti per essere passati stasera a vedere questo giochino molto molto interessante. Molto molto interessante. Io vi do la buonanotte, grazie mille Luca perché hai mandato le vibes positive per questa live, grazie mille davvero. E niente, alla prossima. Alla prossima settimana che il primo appuntamento sarà Resident Evil 2 lunedì. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!